Aula spaccata sul viaggio di Renzi in Arabia Saudita. Il testo, proposto dal Movimento 5 Stelle, passa a seguito dell'emendamento del PD. Il centrodestra invece si defila, mentre la maggioranza vede il passo indietro di Italia Viva. Omaggio del Consiglio regionale per il velista Giancarlo Pedote, tra i protagonisti della regata in solitario Van de Globe. Mazzeo, queste imprese ci danno speranza che anche il domani di tutti noi possa essere migliore. Una presa di distanza netta. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una mozione del consigliere del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi, riguardo alle parole espresse dal senatore Matteo Renzi in occasione del viaggio in Arabia Saudita per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman. Il presidente e la giunta regionale devono prendere le distanze da tutti quei paesi in cui vengono violati i diritti umani, tenute le donne in condizioni di subalternità e devono dissociarsi dalle posizioni di plauso di Matteo Renzi al regime saudita, rinnovando l'adesione della comunità toscana ai principi di tutela della libertà civili e politiche e ribadendo l'impegno della regione toscana sul tema dei diritti delle donne e per quanto concerne le politiche attive sulle pari opportunità, recita il testo del documento che è stato integrato da un emendamento del PD. A nessuno può sfuggire che l'Arabia Saudita sia uno dei regimi più dittatoriali e sanguinari del mondo, che si regge su 11 milioni di lavoratori migranti sottoposti a un regime semischiavistico, ha affermato la rappresentante pentastellata nell'illustrazione. Il voto favorevole del Partito Democratico è arrivato dopo una modifica alla mozione evidenziata dal consigliere Francesco Gazzetti. Cerchiamo di restare nel merito dell'atto. Cambiamo il titolo da Matteo Renzi alla corte del principe saudita Mohammed bin Salman ha in merito alla recente visita di Matteo Renzi in Arabia Saudita. La mozione voleva prendere le distanze dalle frasi veramente imbarazzanti pronunciate dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi in una trasmissione TV in Arabia Saudita nei confronti del principe Mohammed bin Salman, che ricordiamo a tutti è stato lodato non solo come suo amico personale ma anche come principe illuminato, rappresentante di un rinascimento dell'Arabia Saudita, rinascimento di cui non si ha traccia non solo perché l'Arabia Saudita è uno dei regimi dittatoriali più sanguinari del mondo, dove i dissidenti vengono uccisi e fatti a pezzi, non ultimo il giornalista Khashoggi nell'ambasciata di Istanbul, di cui abbiamo avuto i primi particolari raccapriccianti per la freddezza e veramente la mancanza di minimo rispetto della persona umana, ma anche per come vengono violati da secoli i diritti delle donne sottoposte a un regime che è quello del guardiano, per cui non possono godere dei diritti civili e della piena autodeterminazione, ma anche le frasi riguardo al costo del lavoro, al basso costo del lavoro. Ricordiamo che là vige un sistema semischiavistico a cui sono sottoposti 11 milioni di lavoratori. Ecco, queste frasi a nostro avviso sono inaccettabili, soprattutto per chi è stato il rappresentante del principale partito di sinistra, il PD. Per cui sinceramente fa piacere che oggi anche parte del Partito Democratico abbia proposto degli emendamenti che ho accettato. Il nostro spirito non è mai di fare documenti contro qualcuno, per l'amor di Dio. Ci sono degli atti che vengono presentati all'attenzione del Consiglio regionale e con responsabilità noi cerchiamo di analizzarli cercando di entrare nel merito, lasciando fuori poi anche valutazioni che possono accompagnare alcune riflessioni che sono patrimonio magari di gruppi che presentano questi atti. Noi abbiamo cercato anche con una serie di emendamenti, non dico di migliorare, però di andare a cercare di portare un contributo su un atto che poi avete visto è stato approvato a maggioranza dall'Aula. L'aula sul voto si è spaccata. Il centrodestra ha espresso posizioni non favorevoli al documento, astenendosi o addirittura votando contro.
Parere contrario, come da previsione, è stato espresso anche da Italia Viva, forza appartenente alla maggioranza, e schieramento dell'ex premier, con il consigliere Sguanci che ha affermato: avrei voluto sentire lo stesso in occasione del viaggio di Di Maio in Cina. Già prendervi parte è un'impresa da eroi, figuratevi portarla a termine. Giancarlo Pedote, il 28 gennaio scorso, è stato uno dei pochi navigatori ad aver tagliato il traguardo della Vendée Globe, la regata in solitario attraverso il mondo, senza fare uno scalo né ricevere assistenza. Prestazione che gli è valsa, oltre alla soddisfazione personale, anche un premio dal Consiglio regionale. Un omaggio alla sua determinazione e alla capacità di onorare la Toscana a livello internazionale. Mi piace molto avere delle opportunità per oltrepassare i miei limiti, per trovare sempre dei nuovi obiettivi da raggiungere, per superare me stesso. Ho trovato nello sport della vela queste grandi opportunità e realizzare il Vendée Globe, l'Everest della vela, il giro del mondo in solitario, senza scalo, senza assistenza, è stata una grande opportunità e una grande soddisfazione. Pedote ha poi ricordato l'istante della navigazione, le sensazioni di una sfida contro te stesso e la gioia di andare oltre i propri limiti. Una passione, quella per la vela, iniziata nel Golfo di Follonica e poi proseguita con successo a vari livelli, fino ad affrontare quello che viene definito l'Everest del mondo velico. Sono delle circostanze chiaramente estreme, proprie di ogni grande impresa, e quindi da un lato un grande senso di concentrazione, di determinazione nel portare avanti i propri obiettivi, e a volte chiaramente in quanto esseri umani proviamo anche paura verso delle situazioni chiaramente impreviste e complesse che devono essere risolte. Io mi sono appassionato nel Golfo di Follonica, dove ho iniziato a fare i primi bordi sul windsurf, poi la mia passione è proseguita verso delle imbarcazioni di taglia più grande, ho cominciato a essere un regatante su barche armatoriali e poi dalle barche armatoriali mi sono spostato su un progetto personale. Ho avuto la grande fortuna di incontrare il mio sponsor Prismian Group, che mi segue da 14 anni, e con loro siamo arrivati assieme al Vendée Globe. A fare gli onori di casa sono intervenuti sia il presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo che il vicepresidente Marco Casucci. Entrambi hanno sottolineato la soddisfazione per i risultati raggiunti da Pedote, con Mazzeo che ha poi evidenziato come dentro queste imprese quella fiducia di chi riesce a spostare sempre un po' più in avanti il limite delle proprie paure e che rappresenta il principale carburante che nutre ogni essere umano, la speranza che ci sarà un domani migliore dietro l'ostacolo che stiamo affrontando e superando adesso. Qui noi vogliamo premiare un atleta, un navigatore, un campione che ha portato in alto i colori dell'Italia e io dico anche della nostra Toscana. Un risultato incredibile, non era mai successo a nessun italiano di riuscire a piazzarsi tra i primi 10, un risultato che ci rende orgogliosi. Come Consiglio regionale, noi in questi mesi, da quando sono diventato presidente, vogliamo raccontare le storie migliori di nostri concittadini. Il simbolo della nostra regione, lo vedete bene lì, è il Pegaso alato. Il Pegaso alato è fatto, diciamo, e rappresenta benissimo quello che noi siamo. Da un lato le sue zampe radicate nella storia, nei valori, nella tradizione, nella bellezza della nostra Toscana e anche un po' nella fantasia dei toscani, e dall'altro le ali che ci portano verso il futuro, un futuro fatto di speranza, un futuro fatto di opportunità e anche un futuro migliore. E il messaggio che Giancarlo ci ha mandato è quello di crederci sempre. Indubbiamente uno di quei personaggi che ci fanno apprezzare anche delle discipline, comunque sia delle pratiche che ci appaiono lontane, perché lo riesce a fare con quella passione, con quella determinazione, con quella volontà di affermarsi
e ci ha reso veramente orgogliosi anche di essere toscani. Ecco, questo senso di essere vicini a delle discipline, degli sport cosiddetti minori, cosiddetti però, perché di fatto costituiscono un anello di congiunzione anche con le nostre tradizioni, con delle pratiche che sono veramente vicine a noi. Navigatore oceanico che ha fatto la circumnavigazione del globo, per noi è un momento importante con il quale il Consiglio regionale celebra questa grande figura. In Palazzo del Pegaso erano presenti anche due membri dell'ufficio di presidenza, Federica Fratoni e Diego Petrucci, che hanno espresso il loro orgoglio per quanto fatto da Pedote, con Petrucci che ha ricordato il radicamento marinaro della Toscana. Tra i più emozionati sicuramente Fausto Merlotti, il consigliere regionale che ha proposto di assegnare il premio al velista. Uno sport particolare che devo dire ci consente oggi di celebrare un'impresa straordinaria nel nome della Toscana e quindi grande orgoglio, uno sport che sicuramente ci porta anche a riscoprire la bellezza di determinati ambienti che forse questa pandemia ci fa trascurare in maniera forzata, che io spero presto potremo tornare a vivere. Ma io sono molto felice oggi di questo riconoscimento perché credo che sia un messaggio molto forte di coraggio, di fiducia, di speranza. E perché, come diceva un grande scrittore, Paolo Coelho, l'unica cosa che rende impossibile un sogno è la paura di fallire. Qui invece c'è chi ha brandito la sfida, l'avventura, l'ha condotta fino alla fine, ha portato la Toscana letteralmente in giro per il mondo e oggi giustamente la Toscana gli rende merito. Sicuramente questo premio, che è assolutamente meritato, ci fa particolarmente piacere che un toscano abbia fatto una prestazione così importante in questa gara, insomma, romantica, in questa gara meravigliosa, in questa, insomma, giro del mondo in solitario in barca a vela, che è in linea, la parte che mi garba sottolineare, con la tradizione marinara della Toscana. Dai nostri porti, dalle coste sono partite tantissime imbarcazioni a vela o a remi negli anni. Io, insomma, mi piace ricordare la storia della Repubblica Marinara di Pisa, che, insomma, attraverso i mari ha toccato tutto il mondo allora conosciuto. Sentivo il dovere di ritornare qualcosa ad un nostro concittadino, ad un abitante di Scandicci che ha portato il buon nome del paese, dell'Italia, della Toscana tutta, ma anche della nostra comunità di Scandicci agli onori e alle cronache del mondo per un avvenimento e un accadimento sportivo di grande, grande rilevanza. Il giro del mondo in 80 giorni, in solitaria, e quindi mi sembrava doveroso e corretto proporre all'attenzione del Consiglio regionale e del Presidente Mazzeo, che ringrazio per l'attenzione prestata, un riconoscimento a questo nostro concittadino.